giorno 6 maggio 2016 la RAP ha partecipato all'iniziativa a livello internazionale Let's Clean Up Europe. Gli operatori ecologici si sono occupati dell'intera quinta circoscrizione per donare così decoro e igiene alla zona della Zisa. L'operazione è iniziata sin dalle ore 6 del mattino per poi terminare alle 13. Sono state coinvolte scuole elementari e medie del quartiere. Gli studenti hanno intervistato i cittadini palermitani informandoli anche sulle norme del rispetto all'ambiente. Alle 11.15 le scuole si sono riunite a Piazza Principe di Campo Reale per poter incontrare gli amministratori della RAP e del comune. Thank you.
I ragazzi del Polo Tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello anche quest'anno hanno preso parte alla terza edizione di Let's Clean Up Europe, una giornata di pulizia promossa dalla Commissione Europea. Questa iniziativa dedicata ai rifiuti e all'ambiente è un evento che si è svolto in tutta Europa. Una campagna di pulizia per dare visibilità al problema dei rifiuti, per mettere al centro dell'agenda internazionale il tema dell'inquinamento, attraverso azioni di pulizia e recupero delle aree soggette all'abbandono sconsiderato di rifiuti. Il luogo scelto simbolicamente per questa iniziativa è stato il Parco Ansa del Tevere Alexander Langer. L'obiettivo era ripulire e ridare valore ad un luogo cittadino. Gli studenti così si sono resi conto di quanti rifiuti sono abbandonati vicino a loro. Hanno avuto l'opportunità di sensibilizzare i cittadini sui problemi dell'abbandono, invitandoli a cambiare i loro comportamenti. Così hanno raccolto diversi sacchi di rifiuti e hanno anche coinvolto le persone presenti nel parco in quel momento, ricordando loro che il rifiuto migliore è quello non prodotto, oppure, come in questo caso specifico, il rifiuto migliore è quello non gettato o riutilizzato, avviato a riciclo e a corretto smaltimento. Let's clean up in inglese significa andiamo a pulire, let's clean up Europe, andiamo a pulire l'Europa. Ovviamente è un'azione simbolica e questo simbolismo noi cosa vogliamo fare? Prenderci cura di una parte di Taurianova centrale, visitarla insieme, farci una chiacchierata e tra poco arrivano gli operai della VR e saranno loro a darci una mano in base alle nostre segnalazioni e a pulire e raccogliere dei rifiuti. Naturalmente sapete meglio di me che non si possono raccogliere dei rifiuti così a casaccio, ma a Taurianova si svolge la raccolta differenziata e con questo principio noi cercheremo di percorrere queste vie e capire qualcosina in più tutti insieme. Abbiamo attaccato dei cartelli, dei pannelli, il primo lo vedete là, che incontreremo lungo il percorso che faremo. Ci fermiamo lungo questi pannelli e vi spieghiamo rapidamente in 2 minuti alcuni principi che riguardano la raccolta differenziata.
La giornata del Cleaning Day è dedicata alla promozione della cultura della sostenibilità in ambito civico. Più di 100 studenti del nostro campus universitario che con spirito civico partecipano alla pulizia di quest'area pubblica che sarà poi in grado di ospitare le persone durante la stagione estiva. Ferrari Spancaldo di Savona si è posto quest'anno come obiettivo quello di lavorare sulle competenze di cittadinanza dei nostri studenti e le abbiamo declinate tra le altre cose nella raccolta differenziata. Quindi a febbraio siamo partiti con la raccolta differenziata vera e propria, facendo suonare la campana della differenziata 5 minuti prima della fine dell'ultima ora, nella quale i ragazzi fanno la differenziazione dei rifiuti in aula, e abbiamo avuto la piacevolissima sorpresa di raggiungere in questi 3 mesi l'80% di differenziate in scuola. Bisogna effettuare il più possibile una raccolta, parlo di raccolta differenziata, una raccolta differenziata sempre più spinta per riuscire ad ottenere gli obiettivi imposti dal regolamento a livello europeo. Mi pare un'iniziativa importante perché l'università non deve solo occuparsi di attività formativa, educativa, di ricerca, ma deve anche, come dire, partecipare attivamente alle iniziative che riguardano la città che la ospita. E in questo credo che possa anche essere un momento da parte dell'università di far vedere, di far accrescere il senso civico dei cittadini, mettendo in atto buone pratiche dal punto di vista non solo dell'innovazione ma anche proprio del comportamento civico. Oggi, domenica 8 maggio, abbiamo partecipato al Let's Clean Up Europe. Thank you.
Ciao, mi chiamo Damiano Marangoni. Da circa un anno mi occupo di tenere pulito un 35 km di strade a nord di Varese. Insomma, ad oggi avrò bene o male recuperato un migliaio di sacchi con tutto quello che potete immaginare viene gettato dall'automobile, dalle biciclette, dai camion che circolano sulle strade.